Ancora in importanti sviluppi sulla vicenda dell'attentatore che ha colpito Istanbul in un night club lo scorso 1° gennaio, provocando la morte di 39 persone ed il ferimento di altre 69. Proprio nella giornata di martedì è stato reso noto l'identikit dell'attentatore. Si tratta di un 28enne, membro della minoranza turcofona, e aveva un passaporto del Kirghizistan e risiedeva in cittadina cinese nella zona del Pyongyang. Intanto la polizia ha arrestato la moglie del presunto autore della strage. Nelle interrogazioni che le sono state fatte dagli inquirenti, la donna ha smentito il fatto che il marito fosse un simpatizzante dell'ISIS e che ha appreso della notizia dell'attacco terroristico dalla TV. Nonostante dunque, gli inquirenti continuano ad indagare nonostante le poche notizie che trapelano. Come si sa, nella giornata di lunedì c'è stata la rivendicazione da parte dell'ISIS con un doppio documento, prima in arabo e poi in turco. Mimmo Siena, Speciale News. Allerta neve per la Puglia. Secondo le informazioni che sono state fornite da Meteo Cerignola o Weebly, la neve dovrebbe arrivare nella tarda serata di giovedì per poi concretizzarsi venerdì, non soltanto per la città di Cerignola, ma per l'intera provincia di Foggia. La stima della neve che potrebbe cadere varia dai 5 ai 10 mm. Tra l'altro ci sarà un'irruzione fredda da nord-est che si farà sempre più importante nel corso della notte tra giovedì e venerdì. Ovviamente sono stati allertati i comuni interessati per far fronte alla ondata di maltempo. Ricordiamo che 2 anni fa la neve che cadde sulla cittadina ovaldina di Cerignola, caddero 24-25 mm di neve, provocando gravissimi disagi alla circolazione stradale e non solo. Mimmo Siena, Speciale News. Per l'Olimpica Basket, in impegno casalingo al Paladileo per la 4ª giornata giovedì del campionato di Serie C Silver contro una diretta concorrente per non retrocedere il Mula. I gialloblu di Gesmundo, dopo aver perso nel finale contro Monopoli prima di Natale nel 2016, ribaltando una situazione non facilissima, puntano in questa seconda parte di stagione a dare il tutto pur di non ritrovarsi in una condizione di classifica che per via dei vari infortuni che ne hanno costellato il cammino si presenta in impervia. Per l'ala Andrea Morresi la difficoltà più grande che troveremo in avanti in poi è probabilmente quella che abbiamo sempre avuto: riuscire a giocare come sappiamo. L'obiettivo è questo: fare il meglio e risalire la classifica. A Monopoli siamo stati grandissimi a ribaltare una partita che sembrava quasi persa e alzando il ritmo, ma abbiamo smesso di giocare nel modo che ci aveva permesso di recuperare e condurre la gara, e l'abbiamo pagata molto cara. Arbitri della gara alle 20 saranno Campanella di Santeramo e Caldarola di Ruvo di Puglia. Mimmo Siena, Speciale News. Gigi Marinelli, coach della Castellano Udas. Adesso abbiamo smaltito le feste, adesso si ricomincia davvero di nuovo a far sul serio con un turno di campionato il giorno dell'Epifania con la trasferta a Castellaneta. Io poco fa ho sentito, nell'inizio della preparazione degli allenamenti, hai detto chiaramente ai tuoi ragazzi: adesso basta con i rilassamenti delle feste, adesso si va sul serio. Sì, abbiamo, diciamo, giustamente festeggiato il Natale, il Capodanno, nonostante ci siamo comunque, abbiamo mantenuto un discreto di allenamento, ecco, senza esagerare, anche perché comunque non potevamo, visto le assenze ancora di Gambarota e di Gianluca Tredici, che è ancora assente, forse da domani riprenderà gli allenamenti. E sì, finite le feste, ora c'è l'inizio del campionato con 3 partite in meno di 2 settimane, con Castellaneta, Altamura in casa e ancora Ostuni in casa, un altro scontro, diciamo, al vertice. Niente, dobbiamo riprendere il nuovo anno da dove abbiamo
lo abbiamo lasciato, quindi con quella compattezza in difesa, in attacco da parte di tutta la squadra e cercare, come abbiamo fatto, di continuare a vincere. Adesso la cosa più importante è che a questo punto il campionato dipende assolutamente tutto da voi. Sì, dipende da noi, come ho detto prima ai ragazzi, visto che abbiamo un margine di 6 punti e quindi dobbiamo, è la sfida con noi stessi e soprattutto con il nostro stato mentale, quello di non sentirci appagati e di non rilassarci. Le altre squadre chiaramente hanno degli obiettivi, chi per i playout, chi per la salvezza, chi per i playoff. Noi invece il nostro obiettivo è quello di rimanere al primo posto e dobbiamo comunque, ecco, non sottovalutare nessuno nonostante le 15 vittorie consecutive e continuare a lavorare per non perdere punti. Non sottovalutare nessuno, né tantomeno Castellaneta, che anche se ha perso lo straniero di riferimento, è certamente comunque da prendere con le molle. Sì, comunque è una squadra che aveva già preso il playmaker, acquistato il playmaker, Rotundo. Ha perso lo straniero prima di Natale, non può fare altri acquisti perché già la vetrina con l'acquisto l'aveva già impiegata con l'acquisto di Rotundo. È un Castellaneta come al solito, è un campo difficile dove hanno un grande, grande tifo, quindi dobbiamo iniziare la partita consapevoli che non sarà una partita semplice.